La frase semplice nella grammatica valenziale. Teoria. Ma prima, iscriviti al canale YouTube se non sei già iscritto. Attiva la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato con i contenuti di questo canale. Lascia un pollice in su e condividi questo video con i tuoi compagni di classe. Ed ora, cominciamo! La grammatica valenziale è un modello di analisi della frase, alternativo all'analisi logica classica. Elaborata dal linguista francese Lucien Tesnier, fu sviluppata in Italia da Francesco Sabatini per l'italiano e da Germano Proverbio per il latino. La grammatica valenziale parte dall'idea che la compiutezza del significato della frase è legata alla presenza del verbo. In altre parole, senza il verbo, la frase non ha significato. Il verbo quindi rappresenta non solo l'elemento cruciale, ma anche il vero e proprio baricentro della frase. Infatti il verbo possiede un suo significato, numerose informazioni come persona, numero, tempo, modo e così via, la capacità di esprimere un concetto compiuto da solo, pensa ad esempio ai verbi impersonali come piovere, nevicare. La capacità di richiamare intorno a sé un numero limitato di elementi nominali, che possono andare da 1 a 4, con i quali completare il concetto. La proprietà del verbo di aggregare a sé elementi per esprimere un concetto compiuto si chiama valenza. I verbi vengono quindi suddivisi in zero valenti, monovalenti, bivalenti, trivalenti, tetravalenti, ossia zero valenti se non hanno bisogno di nessun elemento. Monovalenti se hanno bisogno di un elemento, ossia il soggetto, bivalenti se hanno bisogno di due elementi, trivalenti se hanno bisogno di tre elementi, tetravalenti se hanno bisogno di quattro elementi. Gli elementi che possono aggregare al verbo, cioè che si uniscono, si chiamano argomenti e vengono suddivisi in argomento-soggetto. Nell'analisi logica classica noi lo chiamiamo semplicemente soggetto. Argomenti-oggetto. Nell'analisi logica classica sono tutti quei complementi diretti e indiretti che hai studiato o andrai a studiare a breve. Facciamo qualche esempio. La frase minima nella grammatica valenziale. Frase minima a zero argomenti. Che struttura ha? Solamente il verbo. Si utilizzano in questo caso verbi impersonali, indicanti fenomeni atmosferici, come piovere, nevicare, grandinare. Come nel caso della frase piove. In questo caso, vedi, non hai bisogno di nessun altro elemento, perché siamo a zero argomenti. Se io dico piove, tu subito capisci ciò che sta succedendo. Frase minima ad un argomento. Struttura. Soggetto più verbo. Si utilizzano verbi intransitivi come tossire, dormire, cenare e verbi transitivi usati in senso assoluto come mangiare, bere o scrivere. Facciamo un esempio. Claudio dorme. Vedi, in questo caso Claudio è il soggetto, dorme è il verbo. Non hai bisogno di nessun altro argomento per capire ciò che succede. Frase minima a due argomenti, in questo caso abbiamo una struttura soggetto più verbo più complemento oggetto. Si utilizzano verbi transitivi come amare, aprire, salutare. Facciamo un esempio. Claudio saluta un amico. In questo caso Claudio è il soggetto, saluta il verbo, un amico è il complemento oggetto. Frase minima a due argomenti, però con una struttura diversa. Infatti, in questo caso abbiamo il soggetto, il verbo e un complemento indiretto.
Per questo tipo di struttura si utilizzano verbi intransitivi come andare, cadere oppure rimanere. Facciamo un esempio. Rosario è andato al mare. In questo caso Rosario è il soggetto, è andato, predicato verbale il verbo, al mare è un complemento indiretto. Frase minima ha tre argomenti. La struttura è soggetto più verbo più complemento oggetto più complemento di termine. Per questo tipo di struttura si utilizzano verbi transitivi come dare, attribuire o prestare. Facciamo un esempio. Sandro ha prestato una felpa a Dario. In questo caso Sandro è il soggetto, ha prestato è il verbo, una felpa è il complemento oggetto, a Dario è il complemento di termine. Frase minima ha quattro argomenti. La struttura è soggetto più verbo più complemento oggetto più complemento indiretto più complemento indiretto. Per questo tipo di struttura si utilizzano verbi transitivi come trasportare, trasferire, travasare. Facciamo un esempio. Il nonno ha travasato il vino dalla botte nelle bottiglie. Come puoi vedere, il nonno è soggetto, ha travasato è il verbo, il vino è il complemento oggetto, dalla botte è un primo complemento indiretto, nelle bottiglie è il secondo complemento indiretto. Eliminando uno di questi elementi, la frase non avrebbe senso. A questo punto la lezione è finita e noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, iscriviti al canale se non sei già iscritto, attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato con i contenuti di questo canale, lascia un pollice in su se il video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi compagni di classe e mi raccomando, studia!